Giacomo Caporuso, Barletta Live con Elena Cotugno. È ritornata da capo nel teatro Curci con questa bella esperienza. Un'esperienza, diciamo, molto più politica, anche se non è mancata la tua voce canterina. Che emozione hai provato in questa prima, dopo la prima Fiume? Tornare in questo teatro è sempre un'emozione perché è il teatro, insomma, che mi ha accolto, che ci ha accolti, così come la città di Barletta ci accoglie ogni anno. Quindi è veramente sempre un piacere tornare. Tornare poi con questa compagnia croata del Teatro Nazionale di Fiume, esattamente con il dramma italiano, è un'emozione in più perché intanto siamo 10 in scena, quindi è bello essere tanti in scena, questo dà un'energia particolare. E poi l'energia viene anche dalle prove, è tutto il periodo di prove e il debutto che è avvenuto a Fiume, dagli attori fiumani che sono stati strepitosi e dal tema che è lo spettacolo, di cui lo spettacolo tratta. Ma c'è anche un'altra differenza, Borgia non più sul palco ma da regista. Sì. Quella è la differenza sostanziale o è passato tutto normale? È sostanziale in positivo, sì, in negativo, no, sto scherzando. Beh, Giampiero ha un occhio registico sicuramente acuto e penso che gli riesca bene guardare da fuori il lavoro e penso che abbia così un occhio più obiettivo. Certo, averlo in scena è un aiuto perché si fa sentire quando in scena, insomma, se la palla tende a cadere, lui puoi stare certo che lui la solleverà. Questo spettacolo girerà anche l'Italia? Allora, abbiamo già fatto, ha debuttato a Fiume, dove è stato in scena per 4 giorni, poi sempre in Croazia abbiamo avuto una data, no, in Slovenia una data a Isola e adesso siamo qui a Barletta, martedì a Corato e in ultimo Grottaglie. Dunque, complimenti e ancora buon proseguo con questo vostro cabaret da Duzio, da Duzio. Grazie, grazie.